E anche ieri dal tappetino così, senza sforzo. Addio, vuoi parlare col padrone per l'acquisto di un cordone? Le rime le vengono spontaneamente, senza pensarci. Io contenta. Il freddo morde le nostre carni attraverso le vesti lacere. Se sapeste che strazio sentire i propri figli che chiedono pane e dover tacere. Tacere per non soffocare l'urlo per di... soffocare, tu dici sempre non soffocare. Per soffocare l'urlo di disperazione che ti serra la gola. Ma preferisci che ti chiami Pucci? Oh mio Dio, rifletti. Rifletterò, ma prima di Pucci bisognerebbe che... Sì, funziona male, eh? Io credo, signora direttrice, di aver fatto tutto il mio dovere. Come ti chiami? Teresa Venerdì. Come, Teresa? Venerdì. Ma insomma, che cosa credete? Che tra me e il dottore? Ma sono stato giovane anch'io, sono stato innamorato anch'io. Ma se qualcuno mi avesse offerto 25.000 lire per rompere con mia moglie, avrei detto... 30.000 e non ne parliamo più. Voi saresti il cameriere? Sarei, giù. Che fa? Mi piace? Questa qua? Chi è? Questa. È la sorella del dottore. Ah! Questa è buona. Potevate inventarne una migliore. Perché sei venuto? Io? Perché sei venuto? Era meglio che te ne fossi andato. Non sai che il mio cuore si sveglia. Non sai che il mio cuore si dà. Sentite, se dite ancora una parola contro il mio padrone, guardate che io mi agito, io scatto, io meno, eh? Ah, benissimo. E così ai debiti non pagati si aggiungono anche le servizie. Beh, insomma, che volete? Essere pagati. Va bene, sarete pagati, adesso uscite. Sono 3 mesi che anche lui dice così, ma questa volta non moriamo. Se non paga, domattina verremo qui. E cercate di dare più significato a queste parole. Prima è tutto spirituale, qui nel cuore, qui nel cuore. Ma poi diventa, come dire, più passionale, qui nel sen, qui nel sen. Amor sacro e amor profano. Cerchiamo di capirne le cose, forza miseria. Sei impazzita a scrivere una lettera d'amore al dottore, stupida. Io non ho scritto niente. Ma come, andate lo dita io la lettera. Che ti diceva? Vi amo, vi mando 1 milione di baci. C'era anche uno sbaglio, 1 milione così. Serena. Non vi arrabbiate, me ne vado via subito. E perché mi sono in cambia? Se volete me la levo. No, perché via? Ma si può sapere che sono in questo? Vi dirò tutto, signor dottore, ma non vi arrabbiate, altrimenti non ho coraggio di parlare. Che c'è rabbia? Avanti, che c'è? Diciamoci addio. Addio per sempre. Dammi una mano. Addio. Dammi un bacetto. Lili! Ma signore, chi siete? Come vi permettete di baciare mia figlia? Qui nel cuore c'è un amore, c'è un dolore.